stalker, gente che minaccia, gente che uccide, mogli, fidanzate, gente sfregiata con l'acido. E la magistratura viene accusata di rilasciare con troppa facilità fuori, troppe volte, chi ha fatto, chi ha usato delle minacce, no? Sì. Ora, io credo che questa sia una forma di lassismo che si ripercuote un po' dappertutto, perché ti fanno un tentato furto, vai in questura e ti fanno, signora, ringrazio che mi ha rubato, e dopo sì. 3 giorni vengono. Allora, secondo me, visto che sono con l'avvocato Angiolini, che è un'esperta del ramo, che senso ha il femminicidio? Cioè, quando si ammazza, punto e basta. Capito? Se che sia un uomo, una donna, tocca fare il frocicidio per quelli diversi, il lesbicidio. Sì. Cioè, quando si ammazza, la certezza della pena ci vorrebbe. Non solo, ma addirittura bisognerebbe prevenire l'omicidio. Questa legge sullo stalker è una legge che perlomeno sulla carta si è rivelata molto importante, perché non esisteva come tipo di reato. Esistevano le minacce, le percosse, ma non il reato di stalker, per il quale sono previste pene molto serie. Il problema qual è però? Che nel concreto, nel pratico, questa legge non tutela in maniera adeguata le vittime dello stalker, che nel 99% dei casi sono gli uomini. Perché? Perché è vero che la donna denuncia, però poi dopo non si crea subito una rete tra forze dell'ordine, e servizio sociale, giudici, per proteggere questa donna, che rimane comunque durante il periodo delle indagini in balia di se stessa e nel rischio continuo di poter essere uccisa. E infatti sono donne che poi, dopo aver denunciato più volte, non essendo state protette, vengono uccise. Tu sei mai stata importunata o avvicinata? Io no, per fortuna non, sei mi è mai sicura? Non è mai successo nella mia vita, anche perché io non denuncio. Io gli do una fila di legnate se qualcuno si è alzato da me noia. Io non vado nella carabinieri. Ci sta toccando una poccia da fare, né dalla polizia, nessuno. Io mi difendo, per cui se qualcuno avesse intenzione, io mi difendo da me. Però in realtà è inutile parlare di femminicidio, è inutile parlare di stalker, se poi in realtà queste persone non vengono nel concreto attualmente. Poi soprattutto se lo stalker è lui che pratica lo stalking. Certo. Giusto. Questo per forza. Sei stata... Ma guarda, ora Leo, in un argomento così un tragico, che ogni giorno muore una donna, ti guarda, se devi trovare il modo di farmi ridere su un argomento così allora, tragico. Allora è vero, scusa. Però io ne ho avute due. De mogli? Esatto. Sì. Che mi hanno, la prima mi ha rotto coglioni, la seconda me li ha nebulizzati, perché ormai li avevo rotti da prima. Quindi sono un uomo che ha subito la castrazione matrimoniale. Matrimoniale, vabbè.